Dimagrire e rimettersi in forma spesso è un'impresa ardua. Per farlo si fa di tutto: diete drastiche, palestra, pillole con promesse miracolose e poi massaggi, trattamenti, per chi può permetterseli ovviamente. A volte però i chili in più, soprattutto in caso di obesità, restano lì. A nulla valgono i sacrifici e per raggiungere il risultato si ricorre anche alla chirurgia. Una strada che in molti hanno intrapreso con successo, ma che ad altri è costata la vita. Scorrendo le ricerche, i casi e i nomi si susseguono fino a perderne il conto. Grazia, 42 anni, di Venezia, era stanca dei chili in più che la bilancia segnava a distanza di 4 anni dalla gravidanza. È morta per un'emorragia interna. Donatella, 47 anni, di Vercelli, che non sopportava i suoi 130 kg ed è deceduta dopo l'operazione in una clinica privata. E poi Sara, 31 anni, di Latina, ha lasciato il compagno e 2 figli dopo un'operazione di bypass gastrico e mesi di sofferenze post-operatorie che l'hanno portata ad un arresto cardiocircolatorio. Le motivazioni dei decessi dunque sono diverse, dalla mala sanità alle complicazioni, ma queste donne, che erano mamme e mogli, avevano in comune la voglia di dimagrire, di abbandonare un corpo che non era il loro e di tornare a volersi bene.